Sono in tempo per la torta. Per un pelo. Vieni. Auguri, auguri. Ciao, la Paola. Dottoressa Rigidica 33. Paola, gli anni di Cristo! Paola, sei un primario, sei una bambina! E che primario? La perla dell'anatomia patologica nazionale! Bisturi, vuole sezionare lei questa torta, dottoressa? Cedo l'intervento al mio assistente, molto più bravo di me con le torte. Purtroppo solo con quelle. No, non è vero. Io se fossi al suo posto mi farei tirare un po'. Grazie. Che carini. Però non se li porta male, i suoi 37. E compie 33. Lei è un ingenuo. Si vede anche dal suo sguardo. Ma non gliel'hanno mai detto i suoi pazienti. Cosa? Ma lei è uguale al dottor Kildare. Ma io non sono un medico, ne ho solo sposato uno. Ah, la dottoressa Mori è un bravo medico. Non è bravo quanto la nostra Anna Paola ancora, ma comunque è una promessa. Già. Qualche bisticetto fra sposini? No, beh, una piccola discussione poco fa. Anzi, forse è meglio che io. Ah, queste donne in carriera non sono facili. Così prese dal loro lavoro, così amati della malattia. Sono medico anch'io, sa? Medico per forza. Pensi che la vista del sangue mi fa orrore. Ah, Ma mi ci ha costretto la mia mamma, poveretta. Pensava che avrei potuto aiutarla in vecchiaia. È espirata il giorno dopo la mia laurea. Per la gioia, naturalmente. Capisco. Comunque, anche se lei non è medico, continua ad assomigliare in modo impressionante al dottor Kildare. Però qualcosa in più. I suoi occhi, come dire, vanno oltre. Oltre cosa? Ah. Ma che fai? Ci guardano tutti. E allora? Penseranno che è grazie a te che sono diventata capo infermiera. E non è così? Scusa un attimo. Lo sa che la solitudine è in crescita? Sono molti i fattori che possono ostacolare la vita affettiva. Lei è solo? Saltuariamente. Sì, ma si sente solo? Saltuariamente. Ti serve una mano? Oh, sì, Rita, grazie. Aia. Amara l'hai già spedita in ferie. Mira, vuoi dire? Sì, insomma, la tua Filippina. Sì, sì, è partita stamattina. Ma chi ti aiuta a rimettere a posto? Di là c'è un casino. Vorrà dire che il mio ritorno troverò i vermi, non me ne importa nulla. La moglie è già partita? Sì, sì, è partita stamattina anche lei. Oh, Rita, non mi sembra vero. 15 giorni tutti per noi. Dormire insieme, svegliarsi insieme, senza l'ansia che debba andare via dopo la sigaretta. Sai da quanto tempo aspettavo questo momento? 5 anni. E prima si era sposato da poco, e poi la moglie era incinta, e poi la bambina era troppo piccola, e poi... Siete ancora convinti della vacanza selvaggia? Ah sì, niente programmi. Quando un posto ci piace, ci fermiamo. Dammi. Di la verità, non vedi l'ora che ce ne andiamo? Sì, ma sei pazza! È sempre un gran bel culo. Ui, cavolo, di 60! Anna Paola, chi te l'ha regalato questo? Ma io naturalmente. Ma lui naturalmente. Mettiamolo, vi prego. Mio Dio, ancora con questi anni 60. Ma non sapete proprio andare oltre. Perché? Che cosa c'è stato oltre il 60? Il 70! E quella chi è? Pandora si chiama. È la nuova fiamma del dottor Godi. Credo faccia la modella. Come sei volubile. Prima
prima non ti ho ringraziato a dovere, ma l'ho cercato per mesi questo libro. Anch'io. La mummificazione nell'antico Egitto, che regalo macabro. Conservare tutti quei cadaveri avvolti nelle bende non ho mai capito cosa servisse. Ad ottenere la vita eterna. Siamo solo noi, caro Pierfrancesco, a sezionare i cadaveri senza alcun intento spirituale. Sai, per questo lo fa anche il mio macellaio. L'antico Egitto è l'unica vera passione di Anna Paola, oltre il lavoro. Non è vero, non ho solo queste due passioni. Anna Paola da piccola voleva diventare archeologa. Oh, saresti stata una grande archeologa, così come sei un grande medico, Anna Paola. Parrucchino di caculo. Come avranno voglia di ballare col caldo che fa. Gioca di gioca baseball, prendi le palle di ball. Che fine ha fatto l'aria condizionata? Ma non lo so, l'impianto ha qualche noia, perde colpi, ma tanto domani partiamo. No. Va benissimo. Vuole vacanze però. Fate buon viaggio. Allora, dottor Kinder, posso telefonarti? Ci devo pensare. E allora? Non ci sono mai in casa. E allora? Non lo so. Non so. Non so. E allora? Ci penserò. Ne riparliamo quando torno, eh? Ciao. Andora. Ciao. Grazie. Dottoressa Circe. Ciao. Dottoressa Mori. Ciao Anna Paola. Ciao. Buona notte. Ciao Anna Paola. Ciao Lorenzo. Ciao. Distruggilo. Lascia fare a me. Ciao Lorenzo. Ciao Rita. Scappo anch'io. Mi raccomando, divertitevi e non preoccuparti. Per 15 giorni il reparto sopravviverà anche senza di te. La razione valida sostituta. Ciao. Non mi preoccupa affatto. Ciao. Ciao. Fumo fa male. Ai pazienti, per noi medici non vale. Mi fai fare un tiro? Ma non stavi cercando di smettere? Sì, ma questo è un momento particolare. In senso positivo, spero. Ti agita la partenza? Sarà bellissimo, vedrai. Ascolta, Anna Paola, non te l'ho detto prima per non rovinarti il compleanno, ma... Non partiamo. No, non è questo. Solo forse non possiamo partire domani. La bambina, appena arrivata al mare, le è scoppiata la febbre alta. Potrebbe essere un semplice virus influenzale, ma mia moglie si è spaventata, sai com'è lei. Io le ho detto che sarei andato stasera. Certo, la bambina. Dovresti essere già lì. Cosa aspetti? Vestiti allora. Ti prego, cerca di capirmi. Ti capisco.
nostro viaggio è solo rimandato di qualche giorno. Al massimo una settimana. Tanto per stare tranquilli. Io ti chiamerò dal mare e fra una settimana sarò qui. E andremo dove vuoi tu. Dove vuoi tu, Anna Paola? Non ti credo. Non ti credo, non ti posso credere. Sono 5 anni che va avanti così. Un po' di sesso fatto in fretta. 2 chiacchiere quando va tutto bene. Magari di lavoro. E poi ciao, chi si è visto si è visto. Io non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Che cosa sono 15 giorni per te? Anna Paola, io voglio questo viaggio più di te. Che colpa ne ho se la bambina? Oh, la bambina, la bambina, la bambina. E piantala di raccontarmi stronzate. Non ne posso più di sentirti fare promesse che non mantieni. E finiscila con questa storia della bambina. Ogni volta che non sai cosa inventare tiri fuori la bambina. Dillo una volta per tutte che non te ne frega niente di me e che non la lascerai mai la tua mogliettina, che non puoi stare un giorno lontano da lei. Perché stai con me? Per qualche scopata supplementare, eh? Perché ti faccio pena? Povera Anna Paola, ha tanto amore da dare e nessuno che se la scopa. O per fare carriera in ospedale. Ma che stai dicendo? Cosa stai dicendo? Sei pazza? Io ti amo, Anna Paola, e mia moglie non è più niente per me, devi credermi. Io troverò il coraggio di dirglielo, ma devi avere pazienza, perché c'è la bambina. È così, Anna Paola. Vai via. Prima o poi troveremo un modo per stare insieme. Sempre. Ma devi aiutarmi anche tu. Vai via. Vai via! Fra una settimana io sarò qui, te lo prometto. Vai via! Via, 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 vattene via! Via, vai via, vai via! Via! Via, via, vai, vattene via! Che bella festa. Tanti auguri, Anna Paola. Il suo regalo. Perché sa anche essere spiritoso, il mio amore. Hai ragione, la tua bambina sta male. Perdonami, amore mio, perdonami. Lorenzo! Pronto! Anna Paola, sono Rita. Scusa se ti disturbo a quest'ora, lo so che non sei sola. È che anch'io parto domani e devo aver dimenticato da te la mia sciarpa di seta, sai quella gialla? Anna Paola? Ma stai piangendo? Ma che è successo? Rita! Ma Lorenzo non c'è! Dio, Anna Paola! Fa che venga lì! Anna Paola! Che cos'è questa roba? Non preoccuparti, un tranquillante sono capace di prescriverlo anch'io. Io non so perché l'ho trattato così. Magari lui era sincero. Io non so che cosa mi sia preso. E ora è arrivato al mare e io non posso neanche chiedergli scusa. Ma perché non mi chiama? Perché gli ho detto quelle cose terribili? Io non le pensavo, io non volevo. Ascolta, Anna Paola, la tua reazione è più che giustificata. Era la tua vacanza, l'aspettavi da mesi. E poi quanto tempo è che non vai in ferie? Sempre chiusa in quell'ospedale, in mezzo ai malati, ai morti. Sei sotto stress. È normale che tu gli abbia risposto così e deve capirlo anche Lorenzo. Tu pensi che mi abbia detto la verità? Pensi che mi ami? Ma certo che ti ha detto la verità. A quell'età i bambini si divertono ad ammalarsi. E perché a te non succede? Sono fortunata, i figli di Biagio sono più grandi.
Io penso che tu debba avere un po' di pazienza. Ma io voglio avere pazienza, ma dopo che l'ho trattato così... Rita, io ho paura. Ho paura che non mi chiami. Non sai, l'ho aggredito. Gli ho anche rinfacciato del lavoro, lui che è così orgoglioso. Rita, pensi che tornerà? Ma certo che tornerà! E poi senti, Anna Paola, anche se non dovesse tornare non sarebbe un gran danno. Insomma, sei un grande medico, una donna stimata, invidiata. Di uomini come Lorenzo ne trovi quanti ne vuoi. Io capisco se avessi 50 anni, ma ne ha appena compiuti 33. 37, lo sai benissimo. E va bene, 37. Cosa sono 37 anni al giorno d'oggi? La gente comune inizia a lavorare a 40. A 50 stanno ancora a casa con i genitori. Ci sono donne che a 60 anni fanno il primo figlio. Fra un po' quelle come noi giocheranno con le Barbie. Rita, dimmi che fra un po' mi chiamerà, ti prego. Anna Paola, ti chiama, stai tranquilla. Intanto però, se vedi che non riesce a chiamarti... Hai detto che mi chiamava! E ti chiamerà! Ma insomma, non è facile telefonare all'amante quando si è in vacanza con la moglie. Comunque tu non startene qua ad aspettare. Perché non vieni in vacanza con me, Biagio? Io devo parlargli. Lui ha detto che mi chiamava, capisci? Io non posso aspettare una settimana. Preferisco stare qui, a casa. Starei molto peggio se partissi, davvero. Ho un gran sonno. Non andare via, Rita. No, no, no. Non spegnere. Lo sai che ho paura del buio. Ma ci sono qua io. Ti prego. La dottoressa Ricci è un gran primario. Non ha paura di fare l'autopsia. E di aprire i morti. Però... ha paura del buio. Non è buffo. Io ho paura del buio. E trovo solo uomini che mi lasciano sola quando fa buio. Che vanno via quando fa buio. Rita? Rita! Non volevo svegliarti. Dormivi così bene. Scusami se sono scappata via, ma ho ancora tutti i bagagli da fare. Comunque ti chiamo in giornata e vedrai che per allora lui ti avrà chiamato. Forse mentre stai leggendo il mio biglietto lui sta formando il tuo numero. P.S. Hai sempre un gran bel culo. Lorenzo! Dottoressa Ricci? Sono la dottoressa Razzi. Che fortuna trovarla, temevo fosse già partita. No, infatti mi ha trovato per caso. Mi dispiace disturbarla, è che si tratta del letto 21. Sa quel bambino, si ricorda? Sì, sì, ho presente. Ho qualche difficoltà con l'analisi differenziale. Al microscopio si riscontra un'ipercellularità del linfonodo, ma come lei sa potrebbe trattarsi di un linfoma non Hodgkin come di un'innocua linfopatia infiammatoria. I sintomi del bambino non consentono assolutamente di capire... Ha fatto caso se il preparato ha un aspetto come a cielo stellato? A cielo stellato? No, beh, non ci ho pensato, ma ora che me lo dice, no, 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 mi sembra di no. Bene, verifichi. Se non ha questo aspetto particolare, ci sono buone probabilità che si tratti di una semplice linfopatia. Grazie, dottoressa Ricci. Di niente, dottoressa Razzi. Ma non parte più? Sì, sì, fra qualche ora. Beh, buone vacanze, allora, arrivederci. Grazie. Arrivederci.
L'ha svegliata, dottoressa? Ah, ero essa lei. No, no, non mi ha svegliata. Anzi, stavo per chiamarla perché... Manca l'acqua. Venivo proprio ad avvertirla. Approfittano che ad agosto stanno tutti fuori per dei lavori alle tubature. Ma si tratta di un giorno, hanno detto, massimo due. Tanto anche lei è in partenza, no? Sì, già, sì, sono in partenza. Anch'io, ancora due giorni e poi via. Tutti in campagna dai miei. È un anno che non li vedo, poveri vecchi. Ah, dottoressa, prima che mi dimentico, questo è per lei, è arrivata stamattina. Ah, grazie. Beh, dottoressa, se non dovessi vederla partire, le auguro buone vacanze. Grazie, anche a voi. Ecco. Troppo buona, dottoressa. Non come certi altri qui. Non mi lasci dire. Di nuovo. Arrivederci. Dovresti imparare a guardare dallo spioncino, Anna Paola. Eviteresti tante delusioni. Ben ti sta, Anna Paola. Non l'hai fatto riparare il televisore. E perché avresti dovuto? Non hai mai il tempo di guardarlo. Sei sempre in ospedale. E quei pochi giorni di vacanza che ti prendi, non pensavi certo di passarli a guardare trasmissioni idiote. E invece, bisogna essere previdenti. E allora Anna Paola accende la radio. Nonostante siano quasi le ore 21, l'infernale temperatura di questo torrido, orrido 4 agosto non accenna a diminuire. Non solo, stando alle previsioni, dovremo aspettare ancora giorni e giorni prima di avere qualche refrigerio. Come possiamo aiutarvi noi di Radio Estate? Ma con la nostra ultima compilation, naturalmente, che vi assicuro vi farà venire... La temperatura non accenna a diminuire. Lorenzo non accenna a chiamare. Anna Paola non accenna a partire. Forse questa è la volta buona che Anna Paola allora impara a dormire da sola, a non avere bisogno di nessuno quando si fa buio. Magari alla fine di questa vacanza Anna Paola potrà anche licenziare la Filippina. Sì. Sono Rita, Anna Paola, non dirmi che stavi in agguato davanti al telefono. No, beh sì. Non ti ho chiamato? No. Ascolta, noi stiamo partendo adesso, abbiamo aspettato il fresco, ma... La temperatura non accenna a diminuire. Già,
Ma perché non vieni con noi? Non sta tranquilla se ti so in città da sola. No, sto bene. È che devo parlargli, Rita, capisci? Se lui mi chiama e non mi trova, potrebbe pensare che davvero non voglio più vederlo, mi capisci? Ah, tu sei pazza. Senti, ti lascio il numero dell'albergo dove andiamo. Hai una penna? Sì, dimmi. 0743-22733. Hai scritto? Sì. Per qualunque cosa chiamami, hai capito? Ti chiamerò anch'io. Sì, divertiti. Ciao. Chi è? C'è qualcuno? Eros, ma quando torna l'acqua? Dovrebbe tornare nel pomeriggio, dottoressa, così mi hanno detto. Lo spero. Sempre così. Dei cittadini non gliene importa nulla, non mi lasci dire. Con questo caldo senza acqua. Io sono andato da mio fratello a farmi una doccia, ma lei non è ancora partita. No, un contrattempo. Parte domani. Già, sì, sì, domani. Grazie e mi scusi. Di nulla, dottoressa. Buongiorno. Cosa ti costa chiamarmi? Ti prego, chiamami. Cosa ti costa, Lorenzo? Ti prego. Ti prego. Thank you.
A quanto pare quest'estate abbiamo battuto un record, cari ascoltatori, quello dei suicidi. Alla data del 5 agosto si sono infatti tolte la vita 22 persone nella sola nostra città. 23! 23! Mi dicono che sono salite a 23, ma erano quelle che non ascoltavano la nostra radio estate, naturalmente. Scherzi a parte, per quanto angosciante, questa notizia non ci stupisce. 24! Si sa che il numero dei suicidi estivi è direttamente proporzionale ai gradi del termometro, che oggi sono ben 42, e a quanto pare il pomeriggio ci riserva ancora delle sorprese. Ma se avete di questi tristi propositi, aspettate a metterli in atto, cari ascoltatori di Radio Estate. Prima di dare l'addio al mondo, aspettate almeno di aver ascoltato la nostra ultima compilation. Scusate, la vostra ultima compilation. La Vela? Buonasera, sto cercando il dottor Cervi, Lorenzo Cervi. Dovrebbe essere tra i vostri ospiti. Può controllare, per favore? Ah, non c'è. Deve avermi dato il recapito sbagliato, mi scusi, buonasera. L'arena no, la barca no, il canotto no, il timone, la zattera, la gondola. Dio mio, come cavolo si chiamava, me l'aveva detto. Ma perché una dovrebbe memorizzare l'albergo dove va in vacanza la moglie dell'amante? Ah, ecco, 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 il veliero. Sì, 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 lo sapevo che c'entravano le vele. Lo sapevo, lo sapevo. Pronto? Hotel il veliero? Buonasera, avrei bisogno di parlare con il dottor Lorenzo Cervi. Dovrebbe essere arrivato da voi un paio di giorni fa. Ah, è lì? Ah, sì, attendo, grazie. Ti prego, rispondimi. Lorenzo, perdonami. Io non lo pensavo tutto quello che ti ho detto. Te lo giuro, io ho capito. La tua bambina sta male. Io ti aspetto, sto qui a casa, ti aspetto. Te lo giuro, te lo giuro. È ancora in linea, signora? Sì. Le passo subito la stanza del dottor Cervi. Sì, grazie. Pronto? Pronto? Chi parla? Pronto? Ma chi è? Pronto? La mummificazione aveva lo scopo di trasformare il defunto in essere divino. Uno scriba tracciava sull'addome con un pennellino il segno del taglio che uno specialista eseguiva con una lama di selce. Altri specialisti estraevano attraverso l'apertura così praticata i vari organi, gli intestini, i polmoni, lo stomaco e il fegato, che venivano lavati con vino di palma. Thank you.
strano. Non si ha mai quello che si desidera quando lo si desidera. Non mi ricordo chi l'ha detto. Non me lo ricordo. Ha visto, dottoressa, è tornata l'acqua. Allora parte oggi? Sì, oggi. O forse domani. Beh, io parto oggi sicuro. Se però prima ha bisogno di qualcosa, dottoressa? No, no, grazie, di nulla. Sto benissimo. Ah, mi scusi, dimenticavo. Oh, dottoressa, io non so come... Si figuri. Dottoressa. Grazie a lei. Dottoressa, 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 dottoressa. Ti prego, Lorenzo. Ti prego. Ti prego. Mia moglie non è più niente per me. Ma devi avere pazienza. Troveremo un modo per stare insieme, sempre. Ma devi aiutarmi anche tu. Devi aiutarmi anche tu. Devi aiutarmi anche tu. Muoviti, stupido, che aspettiamo solo te per partire. Lo troverai quando torniamo, quel gattaccio. Che cosa potrebbe alleviarvi dalla calura di questo torrido, orrido gusto, cari ascoltatori di Radio Estate? Brividillo, ecco cosa, l'ottimo gelato prodotto per voi dal nostro amato sponsor. Brividillo, un brivido dolcissimo che si scioglie. In bocca. Si tocca il fondo e poi si risale. Chissà perché, la verità ha sempre un che di banale. Non mi ricordo chi l'ha detto. Non me lo ricordo. Ascoltatori di Radio Estate, come state? Mentre alle ore 16 di questo 7 agosto il mercurio del termometro tocca i 43 gradi. In un pittoresco paese tortino, in un'isola deserta ai tropici, o piuttosto in... Alaska 2000, il suo ventilatore. Posso entrare? Io veramente ho appena fatto la doccia. Che meraviglia, io invece sono in giro da stamattina e sono un bagno di sudore. Le dispiace se mi metto un po' più comodo? Faccia pure. Non mi guardi così, voglio soltanto levarmi la giacca. Lo sa che ho fatto una statistica? Considerando le volte che lavoro con la giacca e le volte che lavoro in maniche di camicia, vendo molti più ventilatori in maniche di camicia, lo sa? Lei deve essere pazzo. Io? Assolutamente no. Perché lei è pazza? Ma... Comunque se è una pazza, è una pazza molto simpatica, vede, sorride. No, senta, io... Insomma, ce l'ha un ventilatore? No, veramente no. Ah, lo vorrebbe, lo so. E io sono qui per Dio questo. Dio mio, come faccio a spegnerla? Non sono io che mi devo spegnere, lui che deve essere acceso. Lo accendo? No. Sì. Vede, questo è l'ultimo modello della nostra ditta. Beh, insomma, nostra, io sono soltanto un semplice venditore. Spero che lei non abbia nulla contro i semplici venditori. No. Ah, che magnifica risata! Lo sa che in genere noi semplici venditori incontriamo soltanto dei brutti ceffi che il più delle volte non ci aprono nemmeno la porta. Lei si starà domandando come faccio io a sapere che sono dei brutti ceffi se non aprono nemmeno la porta? Perché ho immaginazione. Per esempio, posso immaginare che è stato da poco il suo compleanno.
Beh, magari non proprio da poco. È che sono stata fuori. Posso domandarle quanti sono? Cosa? Gli anni? Sì. Quanti sono? 33. No. Sì. Complimenti, lei è proprio una ragazzina. Grazie. Beh, comunque se non le piace questo ho un sacco di altri modelli da mostrarle. No, quello va benissimo, va benissimo. Davvero? Beh, allora fare fatto. Complimenti. Lei adesso ha il migliore ventilatore che la tecnologia moderna possa offrirle. Sì, ma che cosa fa? Lo sa che è anche una casa bellissima. Grazie. Sì, è davvero una di quelle case che mette a proprio agio. Fa venire voglia di... Di? Di restare. Posso restare? Beh, non mi sembra il caso. Allora io come faccio? A fare che cosa? A baciarla. Ne ho veramente una gran voglia. Ma io non so neanche come ti chiami. Perché non me lo chiedi? Come ti chiami? Salvatore. Salvatore. Ah, io Anna Paola. Salvatore. Anna Paola. Salvatore. Anna Paola. Salvatore. Anna Paola. Salvatore. Anna Paola, sono Rita, non ci sei? Anna Paola. Meno male. Anna... Allora ti ha chiamato, siete già partiti. Anna Paola. Così in ansia per te. Salvatore. Anna Paola. Salvatore. Salvatore. Anna Paola. Anna Paola. Poi ci racconto. Anna Paola. Salvatore. Ciao, ciao. Salvatore! Anna Paola! Salvatore! Fumi? Sì, le ho finite. Scusa, tieni. Grazie. Che ora abbiamo fatto? Quasi le 9. Promettimi di non ridere. Giuro. Tutte le volte che si fa buio io non riesco a non avere paura. Forse perché mi sento così sola quando si fa buio. E ho bisogno di stringermi a qualcuno, come a te in questo momento. Come la mia bambina. Cosa? Mia figlia. Lei però è piccola, ha 4 anni. Anche lei dice che quando si fa buio ha paura se io non le sto vicino. A proposito, forse è meglio se vado. Sì. Senti. Sì. Posso fare una telefonata? Vorrei chiamare mia moglie, se no si preoccupa. Anche se ci è abituata che ogni tanto faccio degli straordinari. Fai pure. D'altronde gli straordinari sono il sole della vita, no? Stellina, sono io. Sì, senti, faccio un po' tardi. No, non ti preoccupare, niente di grave. È la solita macchina. Sì, sì, la solita frizione, lo sai. Aspetti, è vero? Ciao, arrivo. Non sono tagliato per il matrimonio. Mi piacciono troppo le belle donne, non riesco a rinunciarci. Mi piacciono tutte. Forse dovrei trovare il coraggio di dirlo a mia moglie, ma... C'è la bambina, non è facile. Vedrai, prima o poi troverai il modo. Sì, già. Va bene, allora ciao. Ma ti devo aiutare anch'io. Ma ti devo aiutare anch'io. Sì. Scusami, sono ancora io, ho lasciato sulle chiavi della macchina, mi fai salire? Ma ti devo aiutare anch'io. Mi apri? Ma ti devo aiutare anch'io. Anna Paola! Arrivo subito! Ma perché non le trovo? Ma perché non le trovo? Ma dove le ho messe? Ma dove le ho messe? Eppure erano qui, vicino al ventilatore. Eppure erano qui, vicino ai tranquillanti. Porca miseria. Oh, porca miseria. Ah! Ma che cosa fai, l'imbalzamatrice? Che sciocchezze, l'ho comprata un'asta. Ah, eccole.
Ah, eccole. Anna Paola, le ho trovate, io vado. Arrivo. Allora, grazie ancora e buone vacanze. Grazie. Parti? Sì, fra qualche giorno. Io domani mattina per il mare. Allora, vamos alla playa. Ciao. Pronto? No, dottoressa Razzi, non mi disturba. Sì, ho dovuto rimandare qualche contrattempo. Un caso di morte naturale su cui la polizia ha dei sospetti? Ah, la vedova. Ma la registrazione è stata fatta come? Infarto. Ha controllato se per caso l'uomo ha delle pustole cutanee? Potrebbe essere un avvelenamento da barbiturici. Fate un accertamento sul sangue. Di niente. Sì, credo che domani partirò. La dottoressa Anna Paola Rosalba Ricci è momentaneamente assente. Si prega di lasciare un breve messaggio indicando il giorno, l'ora e il motivo della chiamata. Grazie. La notte delle stelle cadenti, e non è una notte di San Lorenzo come tutte le altre. Quest'anno, infatti, come già saprete, la cometa Swift-Tuttle, dal cui passaggio dipende il fenomeno delle stelle cadenti, incrocerà il piano dell'orbita terrestre ad una distanza straordinariamente breve, per una cometa si intende. Secondo gli esperti, bisognerà aspettare addirittura il 2126, perché si ripeta un fenomeno di uguale portata. Miriadi di stelle cadenti, pronte ad esaudire tutti i vostri più segreti desideri. Dunque, cari ascoltatori di Radio Estate, ovunque voi siate, ricordatevi, questa notte tutti i vostri desideri possono realizzarsi. Ed ora sogniamo insieme sulle dolci e romantiche note di Oh Yes, I Love You. Anna Paola, sono Lorenzo, ci sei? Non sei in casa? Sto arrivando da te, Anna Paola. Hai visto che ho mantenuto la mia promessa? Amore, ma dove sei? Tanto io ti aspetto, non mi scappi. Ti aspetterò finché non torni, Anna Paola. E starò sempre con te. Staremo sempre insieme, amore mio. Sempre. 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 Anche quando si fa buio.